Paris Hilton, gli uomini desiderano quello che non possono avere. Paris Hilton dispensa consigli sugli uomini dall'alto della sua nuova esperienza con Cherise Zilka. Lei, che l'uomo della vita lo ha trovato davvero, desidera aiutare le single di tutto il mondo nell'estenuante ricerca di quello giusto. Paris Hilton, in topless, sexy e piena di buoni consigli. Nel corso della sua ultima intervista per il Galore Magazine, la 36enne Paris Hilton ha dispensato alcune succose perle di saggezza riguardanti il mondo degli uomini. Il tutto, naturalmente, condito con una serie di scatti in bikini, in topless e con addosso solo il suo splendido mini cagnolino. Il consiglio migliore che posso dare alle ragazze giovani, è quello di rispettare loro stesse e il loro corpo. Qual è il trucco di Paris per conquistare un uomo? È molto semplice, e potrebbe offrire qualche spunto di riflessione per le ragazze che si affacciano al mondo dei primi, indimenticabili amori. Gli uomini vogliono quello che non possono avere, ha dichiarato Paris, lasciando intendere di farli soffrire quanto basta per assicurarsi la loro eterna fedeltà. Ma non finisce qui. Lei, che della mondanità e della sua immagine ha fatto un marchio di qualità, ha qualcosa da dire a tutte, ma proprio tutte le ragazze del mondo. Anche quelle non single. Vi consiglio di avere fiducia in voi stesse. Mai accontentarsi, esigente sempre il meglio e non permettete a nessuno di approfittarsi di voi. Paris Hilton, come ha conosciuto Cherise Zilka. L'intervista è stata dedicata anche al nuovo amore di Paris, il suo adorabile Cherise Zilka che la seguirebbe fino in capo al mondo. Durante il nostro primo appuntamento è venuto a casa mia, ha spiegato l'erede degli Hilton, siamo rimasti svegli tutta la notte a parlare e a conoscerci. Quando ci siamo scambiati il nostro primo bacio, è stato come se una scossa elettrica mi attraversasse tutto il corpo. Ho capito subito che in lui c'era qualcosa di speciale. E poi ancora, per la prima volta mi è sembrata la cosa giusta da fare, perché lui, per me, è perfetto così com'è. È fedele, gentile, dolce e si preoccupa sempre. Se pensate che la lettera d'amore finisca qua, vi sbagliate di grosso, Cherise Zilka, ha un cuore grande, gli affiderei la mia vita e so che non mi ferirebbe mai e poi mai. Lo dico con orgoglio, voglio che il mondo sappia che lui è mio e io sono sua. L'intervista ha toccato anche altri temi fondamentali, come l'idea che Cherise possa essere spaventato dal travolgente successo di Paris. Molti ragazzi potrebbero sentirsi intimiditi, ma non Cherise. Lui non è così, anzi. È sempre incoraggiante, e ci tiene a farmelo sapere tutti i giorni. Lui c'è sempre e mi sento davvero fortunatissima ad averlo nella mia vita. A insegnarle i valori della famiglia e del vero amore ci hanno pensato i suoi genitori, mia mamma mi ha sempre insegnato a rispettare me stessa. Mi ha sempre detto che dovevo trovare una persona che mi amasse per come sono fatta e per nessun'altra ragione. Qualcuno di cui potermi fidare senza condizioni. I miei stanno insieme da quando erano teenagers. La loro relazione è stata una vera e propria ispirazione, per me, e Cherise mi ricorda tanto mio papà. Sono entrambi anime pure e genuine.